Benvenuti amici di The Breakfast Bug e ben svegliati. Io sono Ol ed è un enorme piacere per me essere di nuovo qui con questa rubrica che ho abbandonato mesi fa ormai e che ho deciso di riprendere in mano. Si chiama Road to Release, è una rubrica che tratta di giochi non ancora rilasciati e come primo episodio di questa nuova stagione, se così vogliamo chiamarla, vi porto Crosscode, che forse abbiamo già visto qualche anno fa. È un gioco uscito su Kickstarter che, se non erro, ma ormai è passato tanto tempo, non ha passato la chiusura di Kickstarter, si è messo in proprio, ha ottenuto finanziamenti e siamo finalmente alla versione 097 di pochi giorni fa. La versione 097 include l'ultima area esterna esplorabile, quindi ci siamo quasi. E quindi ho pensato fosse un'ottima idea farci una partitina. 20 minuti, 25 minuti, vi faccio vedere com'è il gioco fino ad ora. E per questo partiamo e poi torneremo sul gioco dalle opzioni. Come vedete, andando su Exc abbiamo tutta la storia delle chiacchiere che ci siamo fatti fino ad oggi. Chiaramente tutti questi eventi sono saltabili con skippabili, per dirla in americanense, con il tasto G. Le opzioni si sono estese un bel po', abbiamo tre linguaggi, cinese, tedesco e inglese, noi giocheremo in inglese, abbiamo la possibilità di definire il rumble sul pad, perché è possibile giocare anche con il pad, anche se in questo let's play qui non ve lo farò vedere, magari in un prossimo let's play ne parleremo. Abbiamo la velocità del testo, il padding dei messaggi, altre cose, la possibilità di skippare il tutorial che ho già fatto, quindi non vi faccio vedere. Possiamo usare web audio, molto 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 interessante, già attivato. Nell'interfaccia abbiamo la possibilità di scegliere le dimensioni dell'infobox, eccetera. I trofei, perché finalmente Crosscode, grazie ai ragazzi di Radical Fish che sono gli sviluppatori, è entrato in Steam Cloud e quindi anche i trofei. E abbiamo tante altre cose carine che vedremo più avanti forse. E nel display possiamo decidere la dimensione dello schermo, il full screen che io ho abilitato, la dimensione del pixel size perché è in pixel art, questo è un gioco, e poi abbiamo la possibilità di comandare, di gestire i controlli gamepad o controlli di tastiera. Torniamo al gioco, come vedete come vedete è in pixel art, molto bellino. Ci siamo appena liberati del tutorial, credo, e quindi andiamo avanti da qui. Siamo degli sferomanti e questo ci permetterà di utilizzare una sfera che può anche muoversi con i rimbalzi sui bordi del gioco, delle aree. In questo atipico JRPG action, molto 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 carino. I controlli possono essere gestiti con WASD, ma anche con le frecce direzionali. A voi la scelta, il mouse serve per attaccare. Tasto sinistro, quindi indice, se siete destrorsi, per attaccare. Tasto destro per fare un dodge. Ora mi sono perso quello che dovevo fare, comunque andiamo a vedere subito. Ok. Si può parlare con tutti. Questa è la nave MS Solar che ci sta ospitando in questo momento. Vedete, posso avere il lancio di queste palle. Abbiamo l'attacco melee e poi tenendo premuto possiamo definire una traiettoria e utilizzare la sfera rimbalzina. Adesso dobbiamo andare a cercare la nostra missione, probabilmente. Vieni qua. Chi sei? Cosa vuoi? Non sei nessuno. Probabilmente devo andare sul tetto. Dai. Tra i trofei ho visto anche il Dodge Master fare 5000 dodge, una cosa incredibile.
Andiamo a vedere dove possiamo fare le cose. Ecco qua. Ok, guardiamo. Sentite anche che belli gli effetti sonori, la musica, la grafica, se chiaramente si è fan della pixel art o comunque si apprezza, è splendida. Altrimenti no, non l'è per niente. Yes. Come vedete, Crossword, che è questa città, è come un MMO, con un'unica differenza. Il mondo non è virtuale, ma è reale. Tutti i giocatori sono connessi in modo remoto grazie ad avatar. Questi avatar hanno una forma fisica e sono collegati strettamente ai cinque sensi del giocatore. E anche Lea, cioè noi, siamo collegati. Ok. Abbiamo perso la memoria, quindi Lea ha perso la memoria nel tutorial, cosa che non vi ho fatto vedere, ma non importa. Ok, abbiamo chiarito delle cose. Dividiamoci. No. Ok. Andiamo subito a incontrare Lea perché non ci interessa. Ok. Come vedete ci sono dei problemi di sincronizzazione del parlato e il nostro avatar è muto. Quasi. Adesso abbiamo imparato una nuova parola. Hi, hi, hi. Ciao. Ok, è un task di guardare in giro. E direi che l'abbiamo già risolto il task perché non ci interessa più di tanto. Cos'è, gironzolato nella nave? Andiamo subito nella città, va. Qui non ci si va. Andiamo dal capitano e vediamo che c'è. Hi. Ciao, ciao, ciao. Fatemi andare, per favore. Destroy all boxes. Ok, dobbiamo distruggere tutte le scatole in questa stanza. Facciamolo così ci lasciano in pace. Come vedete sono schermate da un lato, quindi bisogna gestirle in modo corretto. Vediamo se il rimbalzino fa il caso nostro. Sì, assolutamente. Questo è a terra, questo è su. C'è qualcos'altro? Sì, più in alto. Andiamo, andiamo. Ok, 10 scatoloni. Opla. Andiamo un po'. Questi li facciamo dopo. Andiamo un po' di rimbalzare nel modo giusto. Puff. Quindi cosa ci può fare? Così. Puff. Quanti ne mancano? 2, ok, questi. Benissimo. Amazing! Dai mo. Bismo, no, bridge, cabine. Direi di andare sul ponte. Probabilmente questo, il ponte del capitano. Sì. Ok. Non c'è nessuno. Che bello. Il gioco CrossCode è attualmente in Early Access. Costa, credo, 16 euro perché l'ho visto scontato. Qui non abbiamo nessuno, quindi boh. Quindi ci facciamo un giro nei piani, molto probabilmente, se questo non ci risponde. Ai. Sì. Nelle cabine, ok. Quindi secondo me potete anche approcciarlo. Ormai siamo una versione abbastanza
avanti, insomma, nel tempo, quindi non dovreste trovarvi grossi bug o altro. In realtà l'ultima... Cosa è successo? Va bene. In realtà l'unica modifica rilevante è stata fatta, ossia è stata aggiunta una nuova mappa. Bene. Insomma, dobbiamo cercarla. Se ce la facciamo, andiamo giù. E quindi sì, i commenti sono estremamente positivi. Eccolo qua, credo. Sì. Vai, vai, saltiamo tutto e andiamo al gioco. Forse, chissà. Cosa mi ha detto di fare? Ok, pulire la chiccia. Andiamo a vedere. E quindi sì, approcciatelo. Se vi piacciono i JRPG un po' particolari, con la grafica pixel art, è il momento giusto di acquistarlo. Se non siete fan degli early access, cosa plausibilissima, perché generalmente costano un filino di più rispetto ai giochi appena rilasciati o rilasciati indie, e possono avere ancora dei problemi, aspettate. Però mettetevelo nella wishlist, perché questo gioco spacca. E chiaramente, se volete consigli, vi lascio come sempre in descrizione l'indirizzo del gruppo Facebook decisamente attivo, all'interno del quale parliamo... Ok? All'interno del quale parliamo molto spesso di videogiochi, anzi quasi solo di videogiochi, quindi... Venite lì, fateci un giro e giocate con noi, parlate con noi. Cosa devo fare? Ok, bravo. Quindi. Ok. Va bene. Grazie capitano. Però andiamo avanti perché mi sono rotto le balle. Va bene, non devo correre con la pallina. Va bene, yes. Va bene, va bene. Basta tutorial. Ok, adesso facciamo la pratica del dash. Questo è il secondo tutorial che sto facendo, Sì, ma non parlarmi continuamente. Ai ai ai, sono proprio uno schiaffo. Non ce l'ho mica fatta. Ok. Basta, cosa devo fare? Sono letto. Ah no, non so andare in guardia. Ok, abbiamo attivato la guardia. Sì, dai, velocemente. Vediamo come si fa la guardia. Sì. Ok. Ottimo, quindi? Yes, ho preso le basi. Here we go. Mi ha preso? Devo fare sicuramente qualcosa.
Ok, sono pronto. Yes. Vai, battelliamo. Andiamo avanti così. Ok, ci interrompono. Cosa me da... Vabbè, sta arrivando qualcuno. Va bene, andiamo. Andiamo dentro e vediamo che succede. Oh, che c'è qualcuno sul radar. Arriva un volantino. Questo gioco è stato fatto utilizzando una libreria HTML5. Quindi il team di sviluppo è veramente valido per fare un livello simile di videogioco. Ok, vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti. Saltiamo così non vi prego neanche i filmati. Forse c'è una battaglia, o forse no. Procediamo. Ok, siamo soli. Ok, va bene. Granchietto, sì. Sì, ti sento. Va bene. Va bene. Dai, dovrebbe essere come la torretta, spero. Salto. Devo andare su e fare del gran danno. Non facile. Devo spingere la C. Non devo spingere la C. Sono morto. Tremendo. Ok. Sì, rifacciamolo. Yes, skip. Un poco lo devo schivare, anche il saltino. Vai. Schivare. Schivare il ragnazzo. Schiva, schiva. Merda. Molle. Devo schivare meglio. Non facile. Ok, io credo di avere colpito. Questo che mi frega. Anche l'angolo mi frega. Vai, vai, merda. Su. Vai, fatto. Con 7 HP, mamma mia. Level up. Più 1. Più attacco e difesa più 1. E ho sbloccato un achievement, il primo achievement. Ottimo. Ci sarà la chiacchiera.
Ok, siamo quasi interessanti, benissimo. Poi è arrivato uno col bazooka, che è più interessante di noi, chiaramente. E ci porta via. No, porta lì. Interessante, dai, dai, dai. Ci pensa il capitano, noi scappiamo, non lo so. Vedremo, vedremo. Soprattutto vedremo molto probabilmente in un altro episodio, quando il gioco uscirà, mi viene da dire. O quando proverò a utilizzare il controller. Che succede? No, dobbiamo correre al teleporter, dai. Si corre, chiudiamo la sessione. Bla bla. La mia paura, mi hai detto di correre. Hai pure tutto il senso che vuoi. Sembrano incazzati forti sti qua. You done? Sono morto? Davvero? Cavolo. Come faccio a uscire di qua? Ah, mi hanno chiuso. Ma non vengono su. No. Devo scendere, vero? Ah, guardate, lo scudo, stando fermi, si accende anche col tasto destro. Però mi piacerebbe scappare. Da qua. Su, oh oh. No, non ce l'ho fatta. Forse a nord. Sì, a nord. Opa là. Qua. Ok. In stile Metroid. Più o meno. Goda ne via. Grande. Se potevi farlo prima. No, ho sbagliato. Devo prendere il ponticciuolo. Mi dice ciccia, va bene. Vai dal ponticciuolo. Scappa, scappa, scappa. Dai, Samus. Ok, lasciamo questo party. Ok, partiamo per Crossword. E con il nostro inizio effettivo dell'avventura chiudiamo questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi raccomando ancora di andare a seguire la pagina sullo store di CrossCode e dei ragazzi di Radical Fish. Guardate se il gioco vi può interessare e se sì, finanziatelo in Early Access, altrimenti attendete l'uscita. Come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate tantissimo il video perché è la cosa più importante che può succedere al nostro canale e mettetemi tra gli amici se volete su Steam, così Massimo giochiamo assieme. Ciao!